Posso? Grazie Presidente. Così, solo per informare la signoria vostra che in data 4 agosto 2016 io ho presentato un'interrogazione riguardante lo scorrimento graduatorie e concorsi per i dirigenti amministrativi alla ASL. In data 6 novembre 2017 un'ulteriore interrogazione per un impianto di fogne in un quartiere periferico di Taranto, poi ripresentata il 6 febbraio 2018. In data 25 gennaio 2018 un'interrogazione circa il protocollo d'intesa con l'Associazione Europea delle Vie Francigene. Queste interrogazioni a tutt'oggi io non ho ricevuto alcuna risposta. Poi in data 2 agosto 2016 ho presentato una mozione per inserire Taranto all'interno del percorso delle Vie Francigene. Questa mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio in data 25 ottobre 2016, ma nonostante questo, nel protocollo d'intesa firmato tra la Regione e l'Associazione Europea delle Vie Francigene, Taranto non è stata inserita nel percorso. Per avere chiarimenti ho scritto due lettere PEC all'assessore Capone il 9 marzo 2017 e il 25 gennaio 2018, ma non ho mai ricevuto risposta. In data 7 marzo ho simbolicamente diffidato la signoria vostra, che invece ringrazio per la permanente disponibilità, ad aiutarmi a ricevere quanto dovuto, cioè le risposte a quanto dovuto, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Il 13 marzo ho fatto una richiesta di accesso agli atti formale all'Ager per avere notizie circa l'ampliamento del terzo lotto della discarica alla Torre Caprarica e per la discarica Vergine, ma tutt'oggi non ho ricevuto alcuna risposta. Quindi in verità io non mi sento garantito e tutelato nel mio ruolo di consigliere regionale e per questa ragione abbandono l'aula. Grazie. Bene. Per parte mia posso semplicemente aggiungere che il consigliere Liviano ha perfettamente ragione. La sua protesta è legittima. Io mi sono adoperato più volte scrivendo agli assessori competenti sulle interrogazioni del consigliere Liviano per sollecitarle a rispondere. Purtroppo succede in questa legislatura che anche i richiami non hanno molte volte nessun seguito, che pure è un problema politico. Dopodiché io non posso fare altro che continuare a sollecitare, come farò prossimamente su altre questioni, gli assessori a rispondere in maniera tempestiva alle interrogazioni sollevate dai consiglieri. Più di questo, collega Liviano, non posso fare. Ti ringrazio per aver sollevato il problema nella speranza che anche la tua protesta possa avere un esito positivo.